Eccolo! Eccolo! Come ciao Gonz, come sta andando? Bene. Sono cottissimo. Io ho appena passato mezza influenza, però sto bene, dai. Io sono stanco perché ho iniziato stamattina alle 9. Ho avuto Walky, però... poi ho avuto Domiziano Cristofaro, poi ho avuto Enrico prima, Enrico Silvestrin. Quindi, grande Enrico, e sono contento che sei l'ultimo perché interagire è faticosissimo. Infatti io voglio, voglio che mi racconti di tutto, così io sto più zitto possibile. Prima di tutto, ok, devo fare il logorroico, devo fare esatto. Okay. Prima di tutto voglio spiegare alla chat, per chi non ti conoscesse, che oltre a essere un seguitore di Non Aprite Questo Blog, sei anche un grande fan dell'horror, che ha aperto una sua etichetta di produzione di, dimmi se dico giusto, di vinili, colonne sonore principalmente di horror, ma anche di musica elettronica principalmente, giusto? E poi sì, adesso ti sei buttato nel mondo dei film, dell'home video, esatto, e in modo molto intelligente dal mio punto di vista, ma anche cauto, nel senso che non sei andato alla disperata a cercare di fare, ma hai scelto anche col cuore certe edizioni. E devo dire che stai facendo esattamente quello che Midnight ha fatto per me all'inizio, no? Cioè, mi ha portato a conoscere cose che non conoscevo. Cioè, proprio a poterle possedere, avere, vedere i contenuti extra. Ti faccio un esempio, per dire, io non conoscevo la saga di Phantasm, quella che è famosa negli Stati Uniti. Ah, fantastica, sì. Qua è poco conosciuta, no? Sì, è vero. Grazie a Midnight ho scoperto un mondo incredibile, me la sono goduta. Allo stesso modo, quando tu hai fatto uscire Le Cinque Giornate, o lo stesso Lo Squartatore di New York, quello è già più una pecca non averlo conosciuto o visto prima, anche se in realtà delle reminiscenze ce l'avevo. Sì e no, perché comunque era un film che poi non si trovava più da un bel po' di tempo, Lo Squartatore, L'avevano un po' messo nel cassetto e non se lo stava più cagando nessuno qua in Italia, che, stranamente. O Contamination, che abbiamo anche proiettato al Drag Me to Fest, esatto. Quindi diciamo che quello che fai tu in qualche modo mi influenza tantissimo, perché poi io scopro dei film, quindi per me è sempre bello che questo mio secondo lavoro diventi anche l'occasione per imparare, no? È così che deve essere comunque, Gonz, in realtà, se ci pensi bene, se scopri se le scopriamo insieme le cose, certo. Poi chiaramente a parte che ci si aspetta che i critici o comunque chi fa recensioni sappia tutto, debba aver visto tutto. Io non penso che questa sia la qualità più importante, penso che comunque si può anche non conoscere tutto, no? Per esempio mio suocero è un critico, ha più di 70 anni, i film di cui parli a noi non li conosce neanche proprio neanche lontanamente, e per cui non vuol dire tanto quello. Tu, vabbè, sei appassionato di horror da bambino, immagino. Sì, assolutamente, dai tempi di Zio Tibia. Dai tempi di Zio Tibia, che di cui è stato il tuo primo esperimento. Ce l'hai qua le edizioni? Sì, eccolo qua. Questa è la prima edizione. Intanto vi invito a seguire Stefano, che ha anche il canale qua su Twitch, prima o poi ricomincerà a streamare. Permettendo. Il primo esperimento è stato Zio Tibia. Primo esperimento. Sì, devo dire che è stato l'esperimento che mi ha dato lo sprint per fare un video, perché Alex e Max Cupertino detto: guarda, abbiamo questo documentario da fare su Zio Tibia. Ho detto: mazza, che bello! Ho detto: ma non ve lo pubblica nessuno? No, mi fa: ma ti interesserebbe farlo te? Gli ho detto: guarda, io con l'home video non è che sono un esperto, però ho una distribuzione buona, che è la Terminal Video Italia, se vi va possiamo provare. È andata benissimo, perché abbiamo fatto due stampe, quindi vuol dire che è andata super bene. E lì ho detto: l'hai stampato un altro. Sì, esatto, tecnicamente è stato così. E poi ho sentito una vocina nella testa che mi diceva: dai Stefano, prova a fare altre cose, un video, dato che sei un appassionato di cinema.
E ci ho provato. E in realtà un'altra persona che mi ha aiutato è stato Luigi Cozzi, che mi ha dato un po' di dritte sulle licenze. E poi ho iniziato subito con una cosa difficilissima da pubblicare, che erano le 5 giornate di Dario Argento, che è questo qui, guarda, questa è la versione Questo box ha delle che è anche tu. versioni un video precedenti. Sì, però non è mai uscita in Blu-ray in Italia e non se lo ristampavano da una decina d'anni, quindi l'ultima era in DVD, diciamo, ecco. Ti puoi abbassare un pochino il tuo microfono da dentro il software di StreamYard? Come faccio? Dalle impostazioni ci dovrebbe essere... È Sono leggermente troppo alto. alto? Sì, più che altro entra Allora. alto anche a me, quindi un po' mi manda in Aspetta. confusione. Intanto saluto lo zio Dario di Twitch e poi ti leggo un commento di Alcastrete che dice grazie per la super edizione fighissima dello Squartatore di New York. Ah, bene, grazie a te per il commento, Quindi l'hai Non so come comprato. fare. Dovrebbe esserci C'è audio? impostazioni. Non c'è C'è audio? impostazioni? Audio. No, regolo automaticamente il volume del microfono, lo abbasso, ecco così. Eccolo qua, Ok, trovato. provo a passare un pochino. Ok, meglio così? Meglio? Sì, va bene. Meglio, ok. Grazie. E ecco, allora aspetta che ritorno. Oh, è caduto, va bene. Adesso speriamo che abbia mantenuto le impostazioni. Non è caduto fuori. Va bene, comunque. Ottimo, ottimo, è rientrato subito, perfetto. Eccoti. Sempre alto, va bene, va bene. Non lo so, adesso poi te lo dico tra un po', è caduto nel buco, no, è tornato, è tornato. Sono E tornato. le 5 giornate, fantastico come film, pazzesco. Diciamo che non sono partito con un horror, ecco, non sono partito con un horror, però sono partito con un film di Dario Argento, quindi avevo già praticamente un po' impostato un po' cosa volevo fare, ecco, con la mia etichetta o un video, diciamo. Quindi proporre dei film che in Italia o non si trovavano o erano usciti e avevano avuto poca fortuna, però che fossero dei bei film, quindi che avessero una bellissima Beh, storia, un ottimo regista, quello ecco. è una storia incredibile, le 5 giornate. Io l'ho recensito, andate a vedere la recensione su YouTube. È una storia incredibile, cioè, fa pensare veramente, ma perché non fanno più film così? Cioè, quello è un film storico. Allora, diciamo che l'epoca di quel film era abbastanza legata alla politica italiana, perché insomma si parla degli anni 70, dove c'era terrorismo, Brigate Rosse, eccetera, C'era eccetera, anche più interesse proteste per la varie. politica rispetto ad oggi. Ciao, Esatto. Però il film, Max. se lo si guarda adesso, è una bellissima metafora della politica non so, anche italiana, diciamo, quindi di questo complotto che i politici fanno durante le 5 giornate verso la povera gente, che Sì, sono poi alla fine dei conti. la morale è che se la contendono tra ricchi, ma poi se la spartiscono anche tra ricchi, è che paga le conseguenze. Sempre Sempre i poveri. poveri, è molto molto figo infatti il film. E poi E c'è poi questo Celentano è perfetto, in quel film lì, secondo me. sì, poi c'è questo tabù di Celentano che tutti cercano di attribuirgli una sola cosa, no? Cioè Celentano è Bingo Bongo, Celentano è Pleasing Collination, com'è che faceva Pleasing Collination al Oh, Chosen, that's sure. All right. esatto, quando faceva finta di parlare inglese. Cioè, no, Celentano ha fatto tantissime cose, sicuramente la maggior parte avevano a che fare con la commedia, con la comicità. Qui lui in realtà non fa un personaggio comico. No, fa un Ma personaggio cinico, anzi, che no? Un po' cinico, che sì, poi si addolcisce. sfortunato. Sì, sfortunato, però insomma, secondo me, sai che inizialmente il ruolo di Celentano era stato chiesto a Ugo Tognazzi, però Ugo Tognazzi non si era messo d'accordo con Dario Argento e Dario Argento ha trovato, secondo me, perfettamente Adriano Celentano, che nel film è un po' una pedina che si muove all'interno di questa storia pseudo-comica, tragica, insomma ci sono delle cose molto strane in questo film, perché se tu guardi anche l'inizio parte che sembra un Che film. poi lui alla fine è un ladro, no? Quindi in teoria Sì, senza morale, in teoria. esatto.
in realtà scopri che ha molta più morale di tantissimi altri. Cioè, esattamente, è molto bella questa evoluzione, che poi è l'evoluzione, è la scoperta di come sei veramente, no? Esatto. per il personaggio di Celentano, molto figo. Infatti secondo me hai fatto qualcosa che per te può avere sicuramente un riscontro commerciale, se le persone lo apprezzeranno anche all'estero magari, speriamo. Però in realtà quello che fai tu ha anche un valore culturale, per, anche sì, se nel tuo piccolo, come me, come tanti altri, però ha veramente un valore culturale quello che fai, perché stai puntando non sulla cosa più facile che ti fa guadagnare di più. No, assolutamente. Quindi, però lasci il segno con delle cose del genere, comunque lasci una tua impronta, certo. Fai capire che non stai scherzando su certi, sì, sì, certi titoli, su certi autori. Ecco. È bello anche che comunque hai messo in evidenza con questa uscita che Dario Argento ha fatto anche un film, non thriller e non horror, insomma, sì, perché poi dopo è andato, sì, sul monotematico, no? Beh, dopo questo ha fatto Profondo Rosso, dopo questo film. Infatti si è portato anche Gaslini, compositore della colonna sonora, che poi sono diventati Goblin, diciamo. Ecco. Per un pezzo della colonna sonora c'è Gaslini, di Profondo Rosso, e poi sono arrivati i Goblin, perché Dario Argento ha litigato con Gaslini, diciamo. Perché Gaslini non faceva la musica che voleva lui. E quindi ha cercato una band rock che lui aveva anche chiamato Pink Floyd, Deep Purple, però erano un po' tutti occupati, e sono saltati fuori questi ragazzi giovani che erano sconosciuti all'epoca, no? Assolutamente sconosciuti, e c'era comunque il figlio di Simonetti, che all'epoca era un presentatore, perché Simonetti è famoso anche perché aveva un padre che presentava in TV, diciamo, quindi okay. E quando ho sentito dire che Dario Argento ha reso famosi Goblin, un po' mi ha fatto storcere il naso, nel senso che non nel senso che li ha resi famosi effettivamente, però che siano diventati dei grandi della musica non è un merito di Dario Argento, secondo me. No, esatto, anzi, secondo me i Goblin hanno reso famosi film di Dario Argento, anche, okay, perché c'erano già dei bei film. Ho sentito il contrario della, no, persona, da persone dell'ambito storiche, dell'ambito dell'horror italiano, e invece quando l'ho sentito ho detto cioè è vero che Dario Argento era più famoso e quindi li ha messi in evidenza, però io la vedo più come una cosa alla pari, cioè loro hanno messo veramente sono considerati, tu sei anche un musicista, no, come si può vedere, sì, dalle tastiere, wow, dietro, quindi tu meglio di chiunque altro può dire quanto sono importanti per la musica moderna i Goblin oggi, no? Tantissimo, ma anche per la musica internazionale, perché insomma su Suspiria, che noi abbiamo fatto, ciao, anche la riduzione della colonna sonora di Suspiria, vengono fuori tante idee innovative, tra cui lo screaming sul pezzo Suspiria, il modo che ha di cantare, poi è stato anche poi preso da alcuni, certo, band metal. Poi il rock gotico che poi si è sviluppato successivamente. Insomma, tante cose che musicalmente hanno reso i Goblin famosi in tutto il mondo. Non è legato solo al film, ma si parla anche di musicisti di un certo livello. Ecco. Tra l'altro, infatti. Noi adesso con la Rasplay, che tra l'altro lei ricevuto al Drag Me to Fest dalla Rasplay Records, vero Gonz? Sì, devo fare anche il post di questo. Abbiamo fatto la raccolta di Dario Argento, quindi abbiamo preso un po' tutti i brani che Claudio Simonetti aveva composto per posso Dario. Voglio un confronto tra, anche se io in realtà ho comprato solo un tuo disco prima di conoscerti, quindi sono un consumatore, non un vero consumatore ormai, però sono stato un tuo consumatore. Volevo dirti, ma l'etichetta dell'edizione limitata non è meglio metterla da un'altra parte? Perché io mi ritrovo che voglio togliere la plastichetta, quindi è un feedback proprio da consumatore. Allora io cosa faccio? La stacco, perché si riesce a staccare bene, e l'attacco sul disco. Questa è voluta sta cosa? Sì, diciamo tu che hai provato? Per un collezionista
Sì, allora tu la puoi staccare e la mettere sulla inner sleeve, che è questa, quella dove c'è il disco, diciamo. La puoi mettere anche qua, dove c'è il Ah, disco, tu l'attacchi qua ok. e sei Perché a me tranquillo piace perché. toglierla la plastica perché non si vede bene. E poi No, io la plastica la mettere tolgo sempre, le. la tolgo Esatto. quasi E sempre se posso. quindi poi metto quella busta, quella di plastica rigida che mi hai consigliato tu di comprare. Sì. E però appunto l'etichetta dell'edizione limitata l'attacco poi sul Sì, disco, no? Quindi no, no, però sappiatelo che se comprate i suoi dischi potete staccarla, se fate piano pianino viene via perfettamente, rimane anche adesiva tra l'altro. Quindi non so se è sì, sì. voluta o una casualità, ma è una casualità molto figa. Non è voluta. Allora, a livello commerciale l'etichetta serve perché nei negozi di dischi chi passa i dischi vede l'etichetta e quindi vede già che titoli ci sono, se è un'edizione limitata, che colore ha il vinile. Ecco, questo è l'obiettivo dell'etichetta. Però In realtà per chi l'etichetta lo magari. compra serve per dire io c'ho questo numero di edizione, no? Esatto, esattamente. Quindi quello è uno degli Certo. obiettivi, diciamo. No, comunque è figo che sembra veramente fatto apposta. Tipo gli stacca attacca, ti ricordi gli album? Sì, Gli stacca esatto. attacca, sembra fatto apposta. Comunque ti Ottima. volevo ringraziare, Gonz, per la tua bellissima recensione sullo Squartatore di New York. Meravigliosa, grazie. È un film pazzesco quello lì, guarda. Sì. A È un parte film che. che ha molti significati, non è solo un film horror, Sì, diciamo. guarda, una cosa che mi è piaciuta è che sembra voler dire delle cose all'inizio. Non so se poi si capisce la recensione, però sembra quasi un film che parla di violenza sulle donne, ma in realtà poi se vai a guardare c'è una psicologia dietro che non ha niente a che fare con quello. Quindi non è più, perché poi chiaramente il film si ispira a Jack lo Squartatore, no? Che Sì. è un killer reale, non è una. Perché tu parli con le persone, qualcuno pensa che sia un romanzo Jack lo Squartatore, cioè talmente ormai. In realtà è un killer che appunto È esistito veramente. uccideva prostitute e poi ci hanno fatto i film, però non vuol dire che sia inventato. Quindi E non sono evidentemente riusciti a beccarlo. c'era un odio nei confronti delle donne e della professione di prostituta, o forse la prostituta era più esposta e quindi lui l'ha scelta come vittima, no? Più vulnerabile. Però c'è un odio verso le donne, c'è una malattia mentale verso le donne sicuramente dietro questo killer. Invece nel killer lì, senza stare a spoilerarlo perché sono sicuro che molti di voi non l'hanno visto, in realtà questo che sembra essere un odio verso la sessualità delle donne, in realtà ha a che fare con una sorta di vendetta che non sto a dirvi, no? Vero? Che quindi ha a che Sì, fare, in realtà c'è un amore verso le donne che si trasforma in una vendetta. sì, che diciamo che allora È un colpo di scena alla fine quello. partendo poi da comunque da Fulci come autore, Fulci nella sua vita ha avuto delle tragedie molto, molto forti, tra cui la morte della moglie. Non so se tu sai questo, se tu sai da dove viene Fulci e perché poi ha avuto questo cambiamento nell'horror. Lui ha perso la moglie perché la moglie si è suicidata per una diagnosi su un tumore che non c'era. Quindi, cioè, partiamo che È nel già questo un film personale, horror. esatto. Quindi già nel personale lui aveva già delle storie, poi ha avuto la figlia che è caduta da cavallo, insomma, una serie di sfortune che l'ha fatto diventare abbastanza cinico e molto crudo nelle storie dei suoi film. Infatti, questo dello Squartatore è il primo thrilling dopo i film fantastici, diciamo horror, cui là il di là, quella villa accanto al cimitero, insomma. Qua era ritornato a fare il thrilling, però è ritornato con un'ottica un po' diversa, con un'ottica un po' più violenta, diciamo. Poi rappresenta un po' la società e New York in maniera magistrale. Se tu hai visto anche la decadenza newyorkese, come la rappresenta, sembra quasi un taxi driver da certo punto Certo. di vista, diciamo. E quindi lo Squartatore New York ha di forte non solo la storia, il giallo, diciamo, dell'assassino, pseudo-assassino che c'è all'interno del film, ma del contesto poi in cui viene L'ambientazione, rappresentato. sì. Esatto, cioè, Sì. lì, spogliarelliste, cioè proprio vedi una New York allo sbando, ecco.
Tra l'altro le uccisioni, vabbè che lui non ci va mai leggero, no? Però No. in un horror te lo aspetti, in questo thriller ci sono delle uccisioni che sono devastanti, c'è cioè un occhio che viene tagliato in due da una lametta, fatto benissimo, che regge ancora oggi, cioè veramente gli effetti speciali reggono ancora oggi, secondo Poi la me. cosa bella di Fulci è che si vede che sono finti, ma hanno un impatto quasi più forte di Sì, un sì. Beh, realismo, cioè è quasi un per sì. come li mette esatto, per come li mette in atto lui, ti danno, che tra l'altro questa è la versione che abbiamo stampato noi, la versione integrale, perché in Italia non si trovava la versione integrale e nel cinema non è mai stata proiettata la versione integrale, quindi quella che si vede nella nostra edizione è Citazione a proprio Buñuel l'edizione. chiede, non lo so se può essere una citazione a Buñuel. Sì, In può essere. effetti. Può essere, può essere. In Cioè, effetti sì, citazione a Buñuel, ma perché ce ne sono tantissime citazioni in quel film, eh. E cita pure se stesso, diciamo, anche col Paperino. Cita pure se stesso, ecco, ma quindi, questa del sai, Paperino non lo so, cosa intendi? no, perché sai che c'è la voce Ah, dell'assassino che ha la voce da la Paperino. fa lui? No, no, è riferito a Non si servizza un paperino. No. Ah, ok, certo. C'ha tutte queste cose, ha tutta una serie di legami. Poi, insomma, io non posso spoilerare, però ecco, ha anche molto del personale, l'ospedale, ci sono tante cose Come che diceva parlano. Stefano durante la visione dello squartatore, le scene degli omicidi durano quei 2 secondi in più che ti fanno rabbrividire lo stomaco. Esatto, Sì, è esatto. vero. Poi c'è questa scena dove gli sparano nel finale, gli sparano in faccia, che magari nella vita reale avrebbe tutto un altro effetto, no? Che ne so, ti Sì. sparano, magari si crea solo un buco, non lo so. Invece lì c'è un'esplosione, la faccia salta per aria. È molto barocca come cosa, ma allo stesso tempo è anche molto cruda, molto e Sì. poi ecco questi manichini che spesso sono appunto interpreti in queste scene di effetti, a me trasmettono un senso di morte pazzesco. Esatto, Cioè, sì, ecco. accompagnano come se fossero già dei cadaveri a cui viene inflitto qualcosa. È veramente una Vero. sensazione molto strana, molto strana. Solo Fulci per certi versi riesce a Come essere il così prete che cade giù e si esatto scortica la faccia, c'ha su Non questo servizza un aspetto da paperino. cadavere quasi, no? Sì. E Perché. per quanto vedi che finto sembra quasi una Però bambola, la sembra scena è quasi un fighissima. sì, La scena è top. è un artista veramente incredibile, secondo me lui. Per come rappresenta l'horror, diciamo, e per come te lo fa sentire. Tu ovviamente entrando nel mondo dell'home video ti sarai, vabbè, già eri esperto perché sarai un collezionista, no? Però come lo vedi Sì. il mercato straniero, quello sì che è un bel competitor, no? Per te. Cioè, quando Ma parli dal di mercato Fulci, non è che straniero, arrivi e sì. sei il primo, capito? No, 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 certo. Quindi come lo Anzi, vedi questo la film. lotta? Cioè, tu cerchi di avere perché comunque loro sono il top, no? Escludendo Midnight, che è chiaro che se Midnight inizia a fare gli Vabbè. italiani, però ecco, tu guardi Arrow Video, dici cazzo, questi fanno tutti i paragoni, cerchi di avvicinarti a questi Ma prodotti. diciamo che io come Rustblade, partendo ovviamente dalle colonne sonore, avendo già fatto dei cofanetti per le colonne sonore, partivo un po' avvantaggiato nel produrre l'home video, quindi sapevo già che tipo di package volere, perché essendo stesso un collezionista, potevo già capire cosa avrebbe voluto la gente su dei titoli Diciamo che tu importanti. fai tutte le grafiche tutte da solo, vero? Cioè, Sì. escludendo il fatto che, vabbè, lo squartatore c'ha le grafiche originali, però molte cose dove sei intervenuto tu le hai curate tu, no? Sì. No, diciamo quasi tutte le grafiche le ho fatte io. Certo. E, soprattutto ho voluto fare anche l'evidence box dello squartatore, cioè io ho voluto Ma ne hai proprio fare una da la. aprire? Così per quello. Ce l'hai Sì, una? l'ho apriamo insieme. Dai. Certo. Poi. L'idea è quella di aver fatto il box della polizia, diciamo. Cioè, a me piace anche questa cosa, cioè nel senso di
di dargli la rappresentanza migliore al film, ecco, del Un po' futuro. viene il Ah, tuo provvedete. lato infantile qua, no? Dai, dai. Esatto. Un po' giocoso del Esatto, dire ecco, vedete. voglio metterci. Ecco, ma bellissimo. Qua c'è praticamente proprio la busta come se fosse una prova della polizia, vedi, c'ha i guanti in lattice, ma la vera chicca, vabbè, oltre al cofanetto che c'è anche tu, è che c'è le Polaroid sporche di sangue, tipo come se l'assassino avesse fotografato le proprie vittime, e c'è di figo, Bello. c'è questa. C'è la lametta veramente sporca di sangue. Insomma. Bellissimo. Questa è proprio in metallo? Sì, questa è vera, veramente. Wow. È vera non Sì. affilata, immagino. Non è affilata. Com'è affilata? Ti puoi tagliare C'hanno comunque. stampato sopra, c'hai stampato sopra il sangue, tipo. Poi Non è sporca di sangue stampata. vero, perché allora sarebbe veramente troppo. Questo è il sangue di Matilde, diciamo. Ok, Matilde è la sua fidanzata. In No, tutto. diciamo che Matilde è una pittrice e quindi partiva avvantaggiato, quindi lei sapeva come mettere bene il colore sulla lametta. Alka ti fa pubblicità perché dice il tutto in un pack di dimensioni e contenuto a prezzo tanto le limited non colossali. Non Vabbè, poi colossali c'è. intende giganti. Cioè Sì, che ti vanno a diciamo. occupare troppo spazio nelle. Poi c'è il libro di Davide Pulici di Notturno, insomma, ce n'è di roba. Poi hai visto, ci sono le cartoline. Vi mostro Le anche cartoline ovviamente. te l'ho detto subito e mi è piaciuto la prima volta che ho visto le cartoline, che tu le stampi avanti e retro, una opaca, una parte opaca, una lucida. Tanti fanno la cartolina da un lato solo, no? Dal retro. Invece a me piace che le stampi da tutti e due i lati. Tra Eccole qua, guarda. Queste l'altro sono le mi piace che cartoline. siano lucide, perché non sempre sono lucide nelle edizioni. E poi Sai che dietro ci lucide metto le il trovo più anni backstage. 80? Le Eh sì. trovo Sì, proprio simili alle cartoline che usavi per le spedire. esatto. Vedi, qua praticamente cosa c'è? C'è la cartolina con la fotobusta, che queste erano le fotobuste, significa che queste erano proprio le immagini che davano fuori dal Fuori dal cinema, cinema, diciamo. sì, dentro quelle bacheche E di poi dietro vetro. tendo sempre a mettere il Backstage. backstage con il regista, perché in modo tale da farla poi vivere il cinema. Cioè, a me Certo. piace che chi compra il film capisca che comunque c'è un omaggio, ecco, nostro al film, ma un omaggio artistico, ecco. Quindi questo è l'obiettivo di Rasper, sempre farlo fare una piccola opera d'arte, diciamo, nel Comunque limite. dicevo, tu all'estero comunque vendi, no, le Sì, copie, però appunto sì. non è facile perché c'hai i competitor. È qua in Italia che non hai tanti competitor per come le fai tu le cose, però Beh, la gente è meno interessata ai prodotti omegano. diciamo Gonza, che a me mi veniva nervoso Ciao vedere Marchi. che all'estero continuavano a uscire delle ste uscite di Dario Argento, di Fulci, super top, e E qua da in noi Italia. niente. E da noi niente, da noi neanche gli extra mettono dentro a volte. Quindi, boh, perché insomma, all'interno dello squartatore, se hai visto, ci sono pure degli extra, delle interviste agli attori, insomma, ho voluto omaggiarlo in tutto per tutto. Certo. E quindi vedendo queste cose all'estero dicevo, ma scusa, ma perché nessuno le fa in Italia queste cose? Cioè, qual è Che il poi Dario problema? Argento in Italia ha ancora un po' di pubblico Il seguito, sì. che compra ce l'avrebbe, nel senso, non è che Sì, stiamo sì. parlando di Fulci che è meno Sì. conosciuto o altri. Bah, Fulci diciamo che non ha avuto vita facile qui in Italia, adesso lo stanno un po' considerando in questi anni, ma perché? Te lo spiego molto, è brutto da dire, però è così. Tarantino ha citato Fulci moltissime volte e la gente ha cominciato a dire, ah, se lo cita Sì, Tarantino certo, vuol ma dire l'ha che, anche detto capito? apertamente, no? Ha Certo, anche detto uno c'è. proprio questi registi italiani, eccetera, eccetera. Ma ci ha messo pure le musiche in Kill Bill e in altri film di Frizzi, quindi diciamo che
Anche lo stesso Eli Roth, che è conosciuto, è un altro devoto al cinema italiano, a Joe D'Amato, Sì, di Fulci, brutto. anche le cose di nicchia nostra, questa è la Guarda, cosa ti bella. dico che ha citato anche Bombolo, cioè per farti E capire vabbè, allora quanto vinco. conosce il cinema. Cioè lui si è visto anche Cioè. tutto il cinema trash italiano Eh beh, è un e figo, cioè, poco da fare, cioè, è un figo lui, quindi. sì, perché loro vedono il cinema come qualcosa che ha tante facce, non sono snob. Sì. Quindi, la commedia anche trash, gli spaghetti western, gli horror, i poliziotteschi, eccetera. Quindi, poi dopo prendono e riusano tutto quello che hanno appreso nel loro film. Sì, ma diciamo che loro imparano dalla nostra regia, perché sai molto bene che il nostro cinema è un cinema artigianale, perché non ha le mega produzioni americane, dove ci sono, non so, 100 persone in un set, ecco. Comunque ho Noi capito adesso avevamo. che Mati M è Matilde. Sì, ah, bon, perfetto. Sono Che cosa ha ricordato. scritto? Cosa ha scritto di bello, Infatti, no, ci ho Matilde? pensato subito che non ho capito cosa è scritto. Il concetto del retrocartolina è quello che c'è dietro alle quinte. Ecco quindi di proporre l'immagine del dietro durante le riprese. PS, il nostro gatto ha appena ucciso un merlo. No, Sì, così pare. Vogliamo il merlo morto in diretta. Non so se si può far che vedere. fantastico. No, non so No, se si può adesso far ce lo vedere. adesso me lo porta qua, ma Matilde non lo porterà mai il merlo morto, No, no, ma quindi. poi mi bloccano. Chissà, magari poi mi arrivano gli attivisti. Gli Del resto è morto animalisti. in un contesto del tutto naturale. Un gatto che uccide un merlo non è che sia molto strano, insomma. Natura, natura, Quindi il diciamo. tuo gatto gironzola e va a uccidere uccelli. I nostri gatti sono tre. Ah, E adesso ok. non so chi l'ha ucciso, però ce ne Quindi hai sono uno tre. C'è una. squadrone antivolati. Sì, antivolati. Abbiamo una levriera dolcissima. Quindi, Ah, ok. Lei è quella. insomma. I gatti sono i cattivi, lei è quella buona. Ok. Esatto. Però corre tantissimo, ovviamente, essendo una levriera, corre tantissimo. Se vuoi ti posso già annunciare il prossimo Ma titolo. infatti, guarda, Alca mi diceva un indizio sul prossimo progetto per l'home video. Allora, io potrei già citarvene due, perché ho firmato i contratti, quindi in realtà sono in pista. Però me ne cito uno solo, ok, Gonz, che dici? O li cito Sì, due? no, no, guarda, per me è come vuoi tu, non devi rovinare le tue strategie, però. Sai che io No, ci allora, vabbè, tengo. no. No, no, vi cito quello che è proprio in Allora, io lavorazione non adesso, penso che se che spoileri qua qualcosa, chissà come gira la è. No, voce. vabbè, vi posso dire che ritorno. Allora, Insomma. vabbè, il prossimo con cui sto lavorando adesso è Jodorowsky, e farò Santa Sangre di Jodorowsky. Quindi l'edizione italiana di Santa Sangre rimasterizzata. Quindi per gli amanti è una piccola bombetta Questa è una questa, quindi. bomba, questa è una bomba. Tra Eh l'altro, Santa Sangre è stato anche un film che noi abbiamo visto qua con la mia community in Watch Party su Prime. che bello. L'abbiamo visto insieme e poi ne abbiamo parlato nella live fatta il giorno dopo. Infatti, vedi anche Oblo lo conferma. Sì, no, beh, ma cioè, ci è piaciuto proprio tanto vedere quel film insieme e poter poi parlarne. Per me è Che una poi un film, figata, guarda. sì, perché poi non lo reputo neanche un film, è un'opera d'arte, nel senso che il No, io regista reputo i film opere d'arte, quindi va bene lo sì, stesso. no, Va però bene lo stesso. no, non fraintendermi, non è un classico film, sai, con una sceneggiatura di un certo tipo, Sì. Anche sai, con dei personaggi. Lì si va un po' sul surreale. se è un po' un thriller alla fine. Sì, c'è di tutto in quel film lì, c'è del Sì, lui ha thriller, una potenza c'è. visiva molto Esatto. forte, Questo, conosciuta. in questo volevo dire con Certo. opera d'arte, diciamo che Sì, lui diciamo che ha. lo riempie di arte visiva come se Esatto. fossero quasi dei quadri, come se fossero. Sì, Beh, lui è un po' un guarda, mago, da un certo punto di vista, è un po' uno stregone. prenoto una copia, già una l'abbiamo venduta, grazie a me.
Poi Alka, ho visto che ha comprato lo squartatore. Oh, grande, grazie. No, ma ti dico, una piccola community, ma di persone che sanno apprezzare le cose fighe. Vi posso già dire che anche lì faremo un'edizione limitata. Psicomago, ho detto. Psicomago. Ma Psicomago. Guarda, stiamo mettendo gli extra all'interno del Blu-ray e c'è l'intervista al direttore della fotografia. E il direttore della fotografia, insomma, racconta di quando ha conosciuto Jodorowsky e Jodorowsky percepiva una certa paura da parte del direttore della fotografia, perché dice: Madonna, questo perché è famoso per essere un personaggio un po' particolare, Jodorowsky, insomma, veniva dalla montagna sacra. Cioè, il direttore della fotografia film. Aveva un po' timore di Jodorowsky. Sì. E Jodorowsky ha detto, l'aveva percepito che questa persona era un po' timorosa, gli ha detto: senti, vieni una settimana prima delle riprese a casa mia in Messico e così conosci un po' il mio mondo. E l'ha portato all'interno di questo ospedale psichiatrico di Down, gli ha fatto vedere il quartiere Luci Rossi del Messico, insomma l'ha portato in una dimensione un po' diversa da una persona che non conosce alcuni ambienti messicani. Ciao, insomma, e sta di fatto che lui, mentre faceva le riprese, gli diceva: io non so perché, però sentivo che dovevo mettere un colore rosso, sentivo che dovevo mettere l'inquadratura in una certa maniera. E Alejandro Jodorowsky non gli diceva assolutamente niente, cioè lui non gli dava le indicazioni per fare queste cose, però il direttore della fotografia diceva: io le sentivo, mandava che le dovevo fare. Esatto. Ecco perché era uno psicomago. Gli mandava esatto. Degli lui era il burattinaio, ma senza figli. Quindi è molto interessante perché ti fa capire anche l'inquadratura che ha detto. Gli extra, insomma, che metti nei film si pagano, giusto? O non sempre? Sì, solitamente sì. Solitamente sì. Non sempre, a volte c'è qualcosa che ti viene anche gratis. Ma diciamo che ho la fortuna di avere un supporto artistico di persone che mi conoscono, che conoscono la RASP e che ci danno un po' una mano, ecco. Quindi certo, questo... così si riesce. Siamo voluti bene. Bene, bene. Il mondo dell'home video come lo vedi, visto che ti sei buttato da poco? Guarda, allora, una bella domanda. Io quando ho iniziato ho ricevuto un casino di sconsigli. Non iniziare che mi diceva, tanto ma no, ma sei fuori, ma qua in Italia sì, non venderai mai qua. In realtà non è vero, perché io sto facendo le cose come le ho sempre fatte, nel senso facendo edizioni limitate. Ma anch'io ti ho detto tipo da qualcosa non venderai un cazzo al Drag Me, poi invece è andata abbastanza bene, mi hai detto. È andata no? Bene, sì. Beh, lo squartatore posso dire che siamo già andati in ristampa, quindi c'è insomma il film sta andando bene, e quindi già questo smentisce tutto. Poi vabbè, un film di Lucio Fulci ha anche molti fan, però il vero problema, Gonz, è che le piattaforme streaming non hanno questi film, non tutte, diciamo. Se le avessero renderebbe più difficile la cosa, sicuramente. Non lo so, perché però poi alla fine io vedo che li vogliono, la gente li vuol possedere, non è che gli interessa tanto per vederlo. Sta avendo la voglia di ripossedere dei film perché per tanti anni non li ha posseduti. Quindi le persone che si trovano questa casa vuota e vogliono collezionare, cominciano ad avere una cultura. Cioè, diciamo che c'è bella un questa culturale. Cosa che hai detto della casa vuota, mi piace questa immagine. No, perché è vero che il mondo è cambiato. Non lo dire a voce troppo alta, perché se Matilde sente che voglio riempire la casa, perché c'è la casa è piena di dischi e DVD, esatto. E Blu-ray, insomma, io non so più dove metterli. Però il mondo è cambiato tanto e adesso secondo me è arrivato un punto che vuole ricambiare di nuovo, perché si è stufato di essere... Sì. Di essere tutto digitalizzato, tutto troppo digitale. Io mi ricordo quando ho iniziato a lavorare nell'ambito del web che le grafiche che io facevo erano tutte per siti internet, no? Per cose digitali, e c'era questa frustrazione da grafico di non vedere mai stampate le cose, di non vedere il prodotto fisico. Infatti quando mi è capitato di stampare e di fare delle cose stampate ero godevo, perché avevo l'oggetto in mano. È un'altra cosa, sì. Però ecco, appunto, io poi mi sono abituato a fare un lavoro dove quello che faccio prima o poi sparirà nel web e verrà sostituito da una nuova grafica, no, una nuova cosa.
Però secondo me siamo tutti un po' stufi di tutto questo virtuale, le foto tutte virtuali, i film tutti appunto digitale, tutto che c'è non c'è, no? Che non è toccabile. Beh, ti posso dire, Gonz, che io quando ho iniziato con l'etichetta stampavo i CD, non i vinili. E poi c'è stato il ritorno del vinile verso dal 2012-2013 ha cominciato a tornare il vinile, 2010, ecco, quel periodo lì. E tutti volevano il vinile e c'è stato un ritorno Adesso anche ho esagerato. visto che anche mi sembra, non so se sbaglio, anche Salmo e Noyz Narco che Sì. hanno fatto stampato il vinile. Cioè adesso gli Sì, artisti stampano qualche vinile, lo fanno comunque perché sanno che è tornato un po' di moda. Quindi hanno magari una piccola parte del loro seguito che se il disco se lo compra. poi vi dico un'altra cosa. È come con l'audio, diciamo che lo streaming non è la qualità migliore per vedere un film. Adesso sto dicendo, per tanti dirò una stronzata, invece non è così. Perché se tu ascolti Spotify, Spotify ha una determinata compressione dell'audio. Se tu ascolti lo stesso disco in CD o in vinile, lo senti meglio. Ma perché? Perché comunque tendono a omogenizzare l'audio. Sì. Stessa cosa li fanno con i film, quindi insomma, un film in 4K o comunque in alta definizione ha una determinata compressione, altrimenti ci metterebbe troppo Sì, diciamo che a mandare i file. il disco 4K è fatto apposta per contenere quella Esatto. grandezza lì, quindi al massimo gli extra li metti in un disco in più, si fa Esatto, così, no? Si fa. esatto. E quindi tu sei sicuro che lì c'è tutto. Sì, no, su No, questo non, sono d'accordo. vedi una qualità non compressa, quindi e Beh, poi ma vabbè. quella base, non parliamo del 4K che mi sembra. Sì, Netflix troppo. non l'ho quasi mai provato, l'ho visto su Disney, non è male 4K di Disney, però ecco, e la qualità base, cioè Full HD di Netflix è scandalosa, cioè è proprio una roba orrenda. Non so Beh, se. io ti posso dire che Santa Sangre l'abbiamo visto prima di stamparlo, l'avevo rivisto su Amazon Prime ed era Orribile, perché quello era orribile un il volume. riversamento di chissà che cosa, Dal no? DVD, dal Un DVD. riversamento del DVD messo in digitale, pensate che roba. Invece noi abbiamo proprio la versione restaurata presa Ecco, di chi dalla sono i diritti di pellicola. una versione restaurata? Cioè, Beh, se io sono il proprietario del film, Sì. però magari non sono il proprietario dei diritti della versione restaurata, cioè nel senso sono rimango proprietario della versione restaurata, però c'è qualcun altro che ci guadagna sulla trasposizione, no? No, diciamo che chi ha i diritti chiede di fare il restauro e il lavoro viene E chiuso lì. poi a quel punto ha una versione nuova e certo. E com'è? Può chiedere Com'è? È come i chiedere diritti sul all'oste restauro. come il vino, ma com'è questo Santa Sangre che pubblicherai? Si vede Vabbè, bene, ci si sì, vede. diciamo che noi partiamo da un master al 4K, quindi Ma la niente. pellicola, tanto quello non è che ci si può fare niente. Di partenza è molto rovinata o è. No, Cioè, no, si vedono dei difetti. Perché sai, a no. No, volte rimane solo una pellicola, queste cose qua, no? Per cui non si no. No, no, no. può. È stato fatto un ottimo lavoro. Quindi mi Ah, hanno dato un ok. master di un perché. Te lo spiego il perché, perché era uscita all'estero, avevano richiesto di restaurarla. Perché è sempre così, diciamo che la richiesta viene sempre dall'estero e poi Certo. cioè, la Cineteca di Bologna fa restauri per etichette estere, non di certo per la Rasblade, A ecco. me fa incazzare Quindi. sempre il fumo a quadretti nei film streaming. Si squadretta Ecco. tutto perché quella parte lì, È quella roba lì compresso. è la È la compressione. compressione. Sì, poi sai cosa fanno i sistemi di compressione dell'immagine? Quando trovano una campitura che sembra più o meno tutta dello stesso colore, cercano di andare a comprimere lì, creando questi buchi quadrettati che si vedono. Cioè cercano di farla in due colori, tipo quella zona lì. Vedi delle parti buie piene di quadretti. Poi Santa Sangre sapete molto bene che è piena di colori, un po' la Suspiria, quindi insomma va visto in alta qualità per me. Poi io. Anche lo Squartatore di New York l'hai visto in alta qualità e dici ma mazza, oh,
che film, che bella fotografia, che belle immagini, eccetera, eccetera. Insomma, lo apprezzi un po' di più il film. Certo, sì, no, è un'altra esperienza, ma anche vedere i film in lingua originale, cioè per me è una grande occasione poi per scoprire, vedere gli extra. Secondo me Poi, guarda. il cinema lo stiamo, secondo me con gli home video lo stiamo celebrando come si deve, perché a volte è stato tagliato, massacrato, censurato. Invece l'home video è la sua versione, è la sua espressione massima. C'è la director's cut, c'è la theatrical, cioè quello che ci puoi mettere ce lo metti, insomma, perché sai che più roba ci metti e poi uno decide cosa guardare, come guardarlo, doppiato, non doppiato. Però tu ci metti quello che puoi e non, di certo non vai a mettere, come hanno fatto su Prime, la versione, tanto per far numero. Tanto per fare, Esatto. beh, butti una versione DVD del cazzo. E tra l'altro su Esatto. Prime ci sono tante versioni dei film tagliate. Questa è Sì, una cosa. Quindi bisogna stare molto attenti perché se vedi un film per la prima volta tagliato, rischi poi che te lo rovini poi in un certo senso. Diciamo ecco che insomma, se sei un amante del cinema, un qualche fisico lo devi comprare ogni tanto, dai, diciamo, non si può sempre pensare di... Ma tu non hai Poi anche... visto Il mondo dietro di te? Sì, l'ho visto, L'hai l'abbiamo visto? visto Spero sul mio 2 giorni fa. consiglio. Spero sul mio Sì, consiglio. Ok. sul tuo Allora consiglio, vedi che ovviamente. funziona, vedi che funziona. No, perché è Certo, proprio no, no. bella questa cosa del supporto fisico che c'è. Il discorso del supporto fisico, che nel film finale c'è anche una gag, no? C'è una gag Sì, finale sul fatto che, cioè, io l'ho adorata. perché Per lei... me è stato, per me vedere sto libreria, no, vabbè, non lo posso dire perché sennò poi spoilerò a chi non l'ha visto, però hai capito cosa intendo. Beh, la morale anche del film è l'abbandono della tecnologia per capire quanto anche alla fine non ne abbiamo bisogno. Sì, Quindi in di un realtà, certo tipo di... vero. Esatto, di internet, se tu vedi soprattutto film... È un bisogno imposto quasi, Esatto. forse dovuto al consumismo. Cioè, Esatto. ci sono poi delle cose in realtà nella tecnologia bellissime, secondo me, che hanno portato anche a una roba tipo il Drag Me Too Fest, alla nostra Certo. amicizia. Cioè, se non ci fossero state le community come noi, di persone che amano il cinema horror, non si sarebbero mai conosciute. Certo, Quindi certo. da un certo punto Però di vista è figo questa cosa qua. Certo, l'incontro vero c'è stato, cioè non è che io e te poi non ci siamo visti di persona. certo, Questa è, certo. infatti Per nel me quello film, deve essere il fine ultimo, cioè creare relazioni vere, non relazioni cioè, false, basate scusa, intanto sistemo la ma lampada. infatti Gonze nel film, se tu guardi, c'è lei che quando entra lui in casa sua, lei non lo fa entrare perché dice non ti conosco, non so chi sei, eccetera, eccetera. Quella è anche una cosa normale, però si capisce, cioè lei dice non ho visto chi sei su internet, cioè, capito? Certo. Per com'è l'identità è lì. E quindi, insomma... Poi mi è piaciuto anche molto del film che è il rapporto con la casa, diciamo che loro restano a casa, tipo come una specie di lockdown, e si Sì. godono alcuni momenti insieme, ecco. Ricordava un po', perdonami, sto cercando la. Non ti sento più, hai staccato tutto. Non sento più niente. È morto tutto. Mi hai censurato. Rimetta a posto la candela. Non sento più un cazzo. Parlava della tecnologia, infatti, guarda, ecco qua. Prova, Non ti prova, prova, sento, prova. eh? Prova. Prova, prova. Mi senti? Aspetta. Aspetta, mi senti? Adesso il mio funziona.
Mi senti o non mi senti? Prova. Eccomi. Ecco, ecco, adesso ti sento. Ah, ok. Minchia, stavo cercando di riattivare la luce e mi si è spento il microfono. No, ma la cosa bella è che parlavamo appunto della tecnologia, di quanto ne abbiamo bisogno. Di tecnologia. Cioè... Porca troia. Vabbè. Come faccio a rimettere la luce adesso? Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Vabbè, sono un po' al buio. Vabbè, dai, c'hai le lucette dietro che sono fighissime. Allora, sono un po' sconcertato da quello che è successo. Sì, no, è un bel film, è un bel film. Mi è piaciuta questa nota sulla tecnologia, sui film. Poi vabbè, mi spiace non poterne parlare perché poi roviniamo il film. Il finale. Però io... A me piace l'idea che domani salta internet, io ho la corrente, mi vedo i miei film, il mio lettore, c'ho anche le VHS, c'ho il lettore VHS, insomma... è una cosa che penso sempre anch'io, cioè nel senso di dire, guarda, quando un domani non voglio più avere internet, voglio vedermi dei film senza avere a che fare, posso farlo, ascoltarmi musica e vedermi i film che voglio. Esatto. Esatto, esatto. Infatti sto praticamente cambiando tutta la mia collezione da DVD a Blu-ray, ma per un fatto proprio qualitativo, ecco. Ho riscoperto la qualità video e ho scoperto che alcuni film in Blu-ray effettivamente rendono tantissimo. Ci sono, ci sono. Sì, rendono tantissimo, vi faccio un esempio, insomma. Se tu vedi un film in bassa qualità e lo vedi in alta qualità, riesci anche a vedere meglio i particolari, insomma, tante più cose. Anzi, ci sono alcuni film vecchi che se tu li vedi in Blu-ray sembrano fatti da adesso, cioè da quanto c'è la cura sul dettaglio, dalla fotografia, eccetera, eccetera. Quindi. Ce l'ho fatta, si era staccato un cavo che non trovavo più. Ecco. Sai di che cosa non abbiamo parlato che mi interessa? Sì. Che il tuo primo progetto, no, beh, il Dragmi no, basta, sono stufo di parlare. No, beh, se vogliamo parliamo anche del Dragmi, anche se veramente per me è fonte di esaurimento, nel senso che se facessi, beh, diciamo che posso interromperti, se vuoi dire dicendo qualcosa che... tu sul Dragmi fai tu. Guarda, a me piacerebbe molto vederli nuovamente quei cortometraggi. Ah, ok. Cosa facciamo? Dobbiamo pensarci. Vediamo, no. È tutto nelle tue mani. No, io... No, non sono nelle mie, anche nelle tue. Sì, si è sputtanato il countdown, non so perché non funziona. Ho messo un countdown per la live, ma non sta funzionando. Comunque la live finisce alle 19, almeno credo. Non so se, Oblo, abbiamo raggiunto la cifra, tu che hai tenuto il conto. E da quando è nata la Ferracazzi che non aspetto altro. La Ferracazzi, il discorso, no. Ferragni, guarda, è un'altra cosa che ti fa capire. No, non parliamo di quello. No, basta, perché chiuso. Io voglio parlare dei film con te, non voglio parlare, certo, di film. Se vuoi, una volta ti invito e spettegoliamo, però voglio parlare dei film. Il primo progetto che tu hai portato video è proprio Zio Tibia, no? Il personaggio, trasmissione che c'era negli anni 90, cos'era? Sì, il nostro influencer dell'horror, diciamo. L'influencer dell'horror, sì, era un po' una figura dove che ti sentivi veramente fosse tuo zio, no? Che ti consiglia gli horror. Poi nella trasmissione Zio Tibia hanno anche portato, cioè per la prima volta in Italia hanno proiettato dei film importantissimi, no? Come La Casa. Sì, sì. Cioè, le loro anteprime erano delle bombe galattiche. Sì, sì, sì. Io ricordo che la prima trasmissione di Zio Tibia era Mezzanotte con Zio Tibia, non c'era ancora il pupazzo, però c'era la figura di Zio Tibia in digitale che parlava tipo fumetto, e il primo film che ho visto è stato è stato The Omen e Grano Rosso Sangue, e lo trasmettevano dopo mezzanotte, e quindi dovevo programmare il videoregistratore perché io andavo a scuola, avevo
13-14 anni, e quindi programmavo il film. Poi, come succedeva sempre, programmavi una determinata ora, il film iniziava un'ora dopo, ti perdevi metà film perché poi finiva la videocassetta. Quindi, sì, ma era quello il bello, nel senso che ti restava la voglia di capire come finiva il film. E quindi è successo. Beh, The Omen l'ho visto tutto, Grano su Sangue no, verso la parte finale è saltata, quindi però ero scioccato perché insomma Grano Rosso Sangue adesso magari fa anche sorridere, però all'epoca era un film sulle sette e soprattutto alle sette di bambini, quindi quella è la cosa più forte del film. Sì, anche se poi quella cosa lì la ritroviamo tipo nel Signore delle Mosche. Sì, oppure sì, appunto sì. Nel film come si può uccidere un bambino. Sì, sì. Io non sono un grande amante di Grano Rosso Sangue, perché l'ho rivisto. Ah, no? No, l'ho rivisto recentemente e lo trovo abbastanza trash. Però sì, comunque all'epoca aveva tutta una serie di elementi fighi che lo rendevano affascinante. Cioè il bambino non bambino, quello che è il comandante della setta, diciamolo. No, era interessante, però se vai a guardare come è realizzato è abbastanza B-movie, sì, rispetto a un The Omen che invece è un filmone, cioè proprio è un film pazzesco The Omen. Sì, The Omen è un film pazzesco ed è un film dove comunque percepisci il male senza avere chissà che effetti speciali, diciamo, quindi... Sì. Io tra l'altro lo accomuno molto a Rosemary's Baby, perché ci sono più o meno gli stessi temi, no? Solo che sono raccontati in modi diversi, però alla fine sono gli stessi temi, sono variazioni sul tema, no? Beh, anche Suspiria stesso, un film vecchio, però anche lui aveva a che fare con stampi film vecchi, no? Perché appunto il mercato ti si apre una finestra lì, no? C'è qualcosa, mettiamo che tu potessi avere disponibilità illimitate. C'è un film nuovo che vorresti fare l'edizione? Proprio sognando, sognando. Nuovi registi. Sì. Un film nuovo. Beh, per me non è proprio nuovo, però insomma avevo chiesto i diritti per Martyrs. No, vedi, mi vai a rispondere su una roba vecchia. Martyrs, no, di nuovo? Nuovo. Ari Aster. Ari Aster sicuramente è il regista di Nope, adesso non mi ricordo. Jordan Peele. Quei due lì sono i registi. Sì, beh, però chiaramente poi non c'entrerebbe con la linea di Raspberry, però non è detto. Non è detto, sì. A me sarebbe piaciuto tantissimo aver stampato Midsommar o Ereditari, cioè... sono belli. Però insomma l'ha fatto... sì... Ma che gadget metteresti? Madonna, tanto sappiamo che non lo farai, no, insomma, quindi... Ma non è mica detto, Non è mica detto, i diritti scadono. Perché tu riesci a fare le cose, perché tu guarda, tu non dai nulla per scontato. Niente è impossibile. Allora non possiamo dire che gadget metteresti perché ti rubano l'idea. No, vabbè, sicuramente, cioè, su Midsommar ci sono tante cose, tanti oggetti che insomma fanno parte del film. Non lo dico. C'è anche il cocktail che bevono in Midsommar con la con Mesto. Però, insomma, tu metteresti quello, quindi io sono malato come un po'. Perdonami. Comunque sì, qualcosa sicuramente di Midsommar, di Magic c'è, quindi puoi fare magari un libro dedicato alla setta, quindi con delle simbologie all'interno del componente. Poi ci sono anche i quadri che puoi far diventare cartoline, sono dentro delle rappresentazioni che sono poi, dentro ci sono proprio gli accadimenti che arriveranno dopo, no? Sono premonitrici questi quadri. Invece in Ereditari potresti mettere la testa decapitata piccolina della... Esatto! O se no il corpo senza testa. Anche, esatto. E poi fai due edizioni, così uno è costretto a comprarle tutte e due per unire i pezzi.
Però ti posso dire che su Santa Sangre avevo intenzione di fare i tarocchi all'interno. Ma completi? Completi? Sì, sì. Mamma, che bomba! Ma che bomba! Bravo, bravo, una bella idea. Questa è una bella bomba. Allora, qualcuno mi ha detto: fai spoilerare la. Fai spoilerare anche la prossima uscita. Io dico questo. Intanto io ci provo, ma solo se arriviamo a 170 sub, se no col cazzo. Dai, 170! Non so se ce la faremo. Poi non vi garantisco nulla, perché chiaramente è una scelta. Lo facevano dopo Mai Dire Banzai. Cosa, Zio Tibia? Sì, 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 sì. Zio Tibia. I funghetti sarebbero un gadget gradito, dice. Funghetti e poi ho visto, ha visto che è postato Battle Royale tra le sue post. E tu sai che il presentatore di Mai Dire Banzai sì, era. Lo so, Kitano. Ah, okay. Certo, certo. Nessuno. No, l'ho recensito per CG quando mi mandarono la versione a noleggio, perché loro l'hanno messo prima. Sai che loro hanno fatto anche una piattaforma loro per la vendita. Sì, sì, sì. Allora, l'ho comprato. Hai mai pensato infatti di fare una mini piattaforma tua di noleggio di film? Sì, ma non mi interessa. Non ti interessa, ok. No, quello no, sarebbe vado poi su più film che altro per il lucro e basta, no, alla fine. Sì, no, no, no. Sarebbe soltanto. Beh, lì da loro ho preso il cofanetto di Battle Royale, molto bello. È bello, sì. Molto, sì, sì, quello ma il film è bello. Il film, c'è il film è stupendo. Parte, sì. E non ho visto il 2, che mi è arrivato appunto in. Neanch'io, devo ancora però vedere. Però secondo me il 2, un po' come accade spesso, cala, no? Cambia un po'. No, anche perché il regista è morto durante le riprese e quindi l'ha completato suo figlio. L'ha completato, ok. Oh, Alca che ha sparato tre bombe. Vai che mancano solo due sub. Dai. Grazie, che ti dico Alca. Il titolo vi dico il prossimo titolone. Che è un titolone, a due sub. Adesso aspettiamo un attimo che c'è la notifica. Tu stai seguendo per caso anche la stream su Twitch, no? Io? No. Ma no, male, perché non male, mi fai uno spettatore in più, mi fai. Ah no, 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 c'è Matilde che sta seguendo. No, anche tu devi fare, anche tu. Ah, doppio, cioè, come faccio con te? E poi esco di nuovo, rientro. No, di no, nuovo. No, non avrai un altro telefono, dai, quelli spacciatori no, come te ce li hanno, due telefoni. No, non ce l'ho l'altro telefono, guarda. Mi manca solo eccola, quello. Eccola, sono arrivate altre due sub, grande. Niente, io ti provo a convincere. Stefano, okay. Se vuoi. Tanto allora facciamo così. Chiediamo di non spargere la voce. Va bene? Allora, forse è meglio se si sparge. No, allora, l'annuncio verrà fatto a gennaio, quindi non è che ci abbiamo tanto. No, cioè, okay. Non è che. Beh, però è comunque una. Però no, credo andando. Che uscirà a maggio. Però mi devo dare da fare di brutto perché è un titolo abbastanza impegnativo. Comunque farò Due Occhi Diabolici. Quindi di Dario Argento. Dario Argento e Giorgio Romero insieme nello stesso film, uno per uno, con basati sui racconti di Edgar Allan Poe, ecco, con Harvey Keating addirittura nella parte. Quindi, beh, insomma, fai due bombe nel giro di poco. Poi Due Occhi Diabolici. Su Due Occhi Diabolici stiamo anche pensando di metterci ovviamente il romanzo di Edgar Allan Poe. Quindi che uno si può leggere da comunque dove è stato farai ispirato. L'edizione un po' più costosa, quella farai sempre questa cosa della perché, sì. perché secondo me non è male, nel senso che comunque sì, l'edizione sì. Che ho io è molto figa, sì. Poi c'è quella con il di più che puoi comunque farne a meno se non sei quel tipo di collezionista. È expanded, esatto. Quella cioè, grazie Chicco, grazie per i 200. Qua chiedono se l'aldilà è in previsione. Io ho un VHS morente. No, perché l'aldilà è già occupato. Hanno da già CG, i diritti sì, sì, sì. Ecco, sì. Dopo vi ricollego. Sto lavorando un titolone molto importante. Dopo le Due Occhi di Voice, però adesso non posso dirlo, sennò finisco tutte le carte. No. Ma poi comunque noi non diremo niente, vero ragazzi? Rimarrà con noi, certo. No, voglio sapere cosa ne pensate, è un bel film, no, mi piace. Ecco, sarebbe bello che scriveste, esatto, intanto se vi interessa, se volete prenotarlo. In primis perché c'ho anche un gatto nero io, che si chiama Matisse. Che ti ha ispirato a prendere questo film. No, in realtà sono rincorso dal gatto nero nelle produzioni perché ho fatto Il Gatto a Nove Code di Dario Argento alla colonna sonora e...
guarda caso, casualmente, ma vi spiego anche come è successo. Qualche colonna sonora lì sul tavolo, magari te la sei portata lì. Sì. No, beh, ce l'ho qua tutte sullo studio. Ma le fai vedere un po' qualcuno, certo, giusto per far capire anche chi non ti segue, che non conosce bene cosa. Ciao Consu, andate a seguire Consu Noe. Buon Natale anche a lei. Come state? Come state tutti? Grazie Chico per i 200. Bene, bene, dai, sono stanco morto, ho iniziato stamattina alle 9. Tra l'altro c'è il contatore della live che non funziona, c'è il contatore della maratona che fa il cazzo che vuole. Non so se toglierlo, è che se lo tolgo non sembra più una maratona. Lo tolgo, lo tengo, lo tolgo, lo tengo. Comunque, tanto che facciamo così. Mancano 1 ora e 45, giusto? Quindi facciamo. Aspetta, che prendo anche così. Sottile, vediamo se riesco. Ma è veramente sputtanato alla grande il contatore. Pongolo. Appena tornata da lavoro. Ma che è il 24? Che cazzo fai? Lavori per Babbo Natale il 24 dicembre. Cosa stavo dicendo? Allora, adesso finiamo un po' la diretta, ma stiamo ancora un po' con Stefano che mi sto divertendo. Poi prendendola in mano, Gonz, mi accorgo di quante robe ho fatto in un po' di anni, però non tantissimi, quindi ho fatto veramente tante edizioni. Partiamo da una roba che nessuno si aspetta, che è la colonna sonora di Satiricon di Fellini, quindi non facciamo solo colonne sonore horror, ma facciamo anche delle edizioni di colonne sonore che hanno segnato un po' la musica, perché chi non conosce Satiricon, la musica di Satiricon è molto particolare, molto esoterica. Abbiamo fatto l'edizione di Suspiria, guarda, Suspiria, la nuova edizione. Questa tra l'altro è apribile. Molto bella. E questa l'abbiamo fatto per il 45esimo anniversario ed è tutta risuonata. Poi ho fatto, guarda, vedi, se non l'hai visto questo? Gonz, l'hai visto Barba Blu? Non credo. È molto bello, molto molto bello. Abbiamo fatto questo di Ennio Morricone, abbiamo fatto anche il Trio Infernale, questa, Dawn of the Dead, della nuova edizione. Stupenda. Stupenda. So, ti è piaciuta molto. Sì, no, beh, poi io per Romero... Beh, anch'io adoro Romero tantissimo. Poi, vabbè, classicone, Demoni 2... di Simon Boswell, abbiamo fatto anche Deliria, che adesso non ce l'ho qua, di Soavi, abbiamo fatto anche, vedi, queste Demoni normali, abbiamo fatto Bello. Della morte e dell'amore, insomma ne abbiamo fatte di colonne sonore, quindi qua allora, Gatto ci credo che hai lavorato, Gatto, bello, bello, che figata. Eh sì, tante cose, Gonza. Però guarda, un bel catalogo, si lavora tanto, però insomma sempre molto artigianale il nostro lavoro. Non vuole essere un lavoro industriale, non vuole essere un lavoro commerciale. Diciamo anche mirato, no? Le cose che... Sì. Cioè, non un tanto al chilo, cioè ti scegli le cose, pian pianino hai un'identità, è molto figo. Chris dice, ma un'edizione di Alta Tensione di Asia che volevo regalarla al Gonza. Tanta roba. Soltanto uno spagnolo in francese è. Però ecco, mi confermerai che i film più recenti sono costosi, però, no? Quelli che hanno non ancora... necessariamente. Cioè io non intendo necessariamente. Un film di Asia è comunque un film di questo secolo, no? Cioè è qualcosa è molto ancora vendibile a livello di intrattenimento, mentre invece questi titoli sono proprio per gente che conosce ciò che sta comprando. Però questa è la cosa bella, nel senso che quando un film viene anche molto pubblicizzato, c'è anche un certo tipo di budget promozionale. In questo caso noi lavoriamo sul film, quindi la promozione del film è il film stesso. Quindi se un film è bello, la gente se lo compra... È un ritagliato tipo della notorietà nel tempo. Quindi. Esatto, e poi ritorna a essere caldo perché se ne continua a riparlare la gente si incuriosisce. Sì, tu poi chiaramente comunque... facendo un'edizione ributti di nuovo entusiasmo dentro a questo film e si riaccende, poi si spera...
No, ma è un po' quello, anche quello che faccio io, è cercare di mettere insieme tutte le persone che non hanno questa puzza sotto il naso per i vecchi film, anzi, i vecchi film sono qualcosa con cui riempiamo la nostra esistenza, perché uno, perché li rivediamo dopo anni e ce li siamo dimenticati, quindi è Sì. bellissimo, è quasi come vederli per la prima volta in alcuni casi. Sì, no, esatto, è la cosa bella di vedere dei film che non vedi da tanto tempo, anche vedere come sono invecchiati, perché ci Sì. sono Ma alcuni film anche come sei che qua, cambiato tu rispetto al film, no? esatto, io mi ricordo che Lo Squartatore non era uno dei miei film preferiti di Fulci, nel senso non adesso, adesso l'ho rivalutato tantissimo, però all'epoca sì, lo consideravo un ottimo film, però a me Fulci piaceva le cose, cioè dei Gli mostri, horror, fantastici, esatto. certo. Però in realtà poi capisci quanto importante è Lo Squartatore perché capisci che c'è tutto il suo cinema all'interno di Lo Squartatore, c'è Certo. tutta la sua visione, quindi cresci e riesci anche a capire anche molto di più le scene di sesso. Insomma, ci sono delle scene molto forti nel film che magari quando le vedi da piccolo ti danno un certo tipo di colpo. Sì. Se cresci, te ne danno un altro. Ecco. No, beh, Soprattutto anche il fantastico. legame sentimentale. Adesso no, non spoilerò assolutamente. Comunque, il legame sentimentale che ha l'ispettore della polizia con la prostituta, cioè, lo senti poi quando succede quella cosa, Sì, capito? sì. Che cioè, ti stai male, capito? Cioè, ti fa Sì. star male. No, beh, ma poi se come è trattato il sesso, lo dicevo anche nella mia recensione, è una Sì, roba che esatto. oggi c'è, cioè, Cioè, nessuno parliamo. parla di Esatto. sesso in quel. Ed è molto bello perché poi in realtà fa vedere una donna che ha una sessualità molto esplorativa, diciamo, Sì, che va a vedere gli spogliarelli, una donna che va a vedere gli cerca anche spogliarelli. l'incontro misterioso con lo sconosciuto, però al contempo è sposata e il marito al contempo gli piace l'idea che lei sia sessualmente felice, è una cosa molto, non dico poliamorosa, però qualcosa di moderno, cioè l'accettare che la sessualità sia anche al di fuori della coppia, no? Rispetto a come erano. Ecco, oggi figurati se un film parla di questo, no? O di. Diciamo che A meno che adesso a non me sia una roba dice d'autore specifica in un settore, non esatto. circola, non va nel mainstream. Invece questa roba andava al cinema. Sì, Questa sì, roba, sì. no, cioè questa, ma io penso anche a 9 settimane e mezzo, che è un film Sì, molto più becero, secondo me. Però comunque che butta la sessualità così è. Oggi invece c'è un pudore pazzesco. no, c'è un pudore pazzesco, c'è una libertà diversa, ma c'è un pudore più quasi, si autocensura, diciamo. Quando invece all'epoca c'era la voglia di mettere alcune tematiche anche esplicitamente. Invece adesso anche il linguaggio è cambiato, bisogna stare attenti a cosa dici, poi politica corretta, cioè tutte queste cagate qui Che che poi secondo me sono da un... sempre legate a una questione di soldi e di marketing alla Sì, fine. ma è questo l'obiettivo, ma anche i film stessi che escono adesso hanno una certa linea guida, dobbiamo fare lo Stranger Things della situazione, dobbiamo fare... Concordo, Mati. Quindi Concordo la... con Matilde che dice oggi parliamo tanto di libertà, ma è una libertà condizionata. Sì, è sempre dentro un binario che è deciso da Sì, qualcun altro. Mentre esatto. invece erano molto più liberi quelli che facevano i film come volevano, si pigliavano come Fulci, si pigliavano la merda addosso dai critici, i paragoni con Dario Argento, eccetera. E poi in realtà ha sempre fatto quello che ha voluto, e come tutti i grandi artisti è stato rivalutato dopo la morte, insomma. Certo, ma adesso vado anche fuori argomento, la moda stessa, i punk, i dark degli anni 80 si vestivano perché in una determinata maniera che non era neanche pubblicizzata, era una sorta di ricerca individuale, Sì. di Per comunicazione nel vestirsi. Esatto, uscire da quello che era la esatto. conformità. Invece adesso che cazzo fai? Cioè tutto uguale, anzi se ti vesti in una maniera è già stato fatto, c'è già un influencer che lo fa, cioè... Non è una cosa di tua. Ecco, questo è il problema, che non esistono più le cose tue.
Chris dice, se in futuro farai uscire questi servizi a un paperino oppure sette note in nero. Magari ci sto lavorando. Ah no, allora sono tutti titoli che posso lavorarci quando, Gonza, adesso ti do una piccola tecnica che sto usando, la mia tecnica, quando ho un determinato roster di film, cioè una serie di liste di film importanti, magari con le etichette che non mi hanno cagato cominciano a dire, beh, diamolo alla Rasplate, che magari Sì, no, stavolta diciamo fa un bel... che piano piano ti stai costruendo la tua credibilità, che è una cosa che capita anche a me, è capitata anche a me, perché ti racconto questa cosa. Io quando ho aperto il blog 10 anni fa, quasi, 9 anni sono, nel 2014 l'ho aperto, ho iniziato a pubblicare i miei articoli, le mie robe, mi pigliavo insulti da tutte le parti, in Madonna mia. tutti Mamma mia. i gruppi. Ora non c'è nessuno che abbia il coraggio di dirmi apertamente e pubblicamente un cazzo, e quelli che l'hanno fatto si sono pentiti. Perché? Certo. Perché piano piano ti costruisci una credibilità e la gente inizia a vedere che hai fatto questo, che hai fatto quell'altro, però la verità è che una parte di persone intelligenti dice: no, guarda, aspetta, ascolto cosa dice, e dice: ah, che però Gonza è capace, no? Gli altri sono dei pecoroni, cioè Certo, certo. seguono a È ruota vero, quello che gli dicono è di seguire. vero. Quindi poi quando arrivi a un certo punto tutti diranno Gonz o quell'altra etichetta lì, però spacca. Quindi chiaramente tu inizi a fare film importanti e la gente dice: ah, però questo ha fatto Santa Sangre, ha fatto questo. Però tu eri già la persona seria che ha Sì. fatto il documentario di Zio Tibi la prima volta, o i dischi. Eri già una persona, eri già questa persona che sei. Poi chiaro, da allora sei un pochino cresciuto come esperienza, però sei sempre quello. Come io sono lo Certo. stesso di un anno fa, 3 anni fa, 4 anni fa. Ma tu te lo ricordi, Gonza, quando ti ho mandato il messaggio? Sai, Gonza, voglio fare i film. E tu mi hai detto, ma dai, veramente? Sì, guarda, voglio provarci. Cioè, Sì, pazzesco. non c'è mica stata un'idea di marketing. Cioè, è tutto molto spontaneo e soprattutto, Gonza, se parliamo del tuo blog, tu ci metti il tuo, è tuo, sei Sì, tu, sì. capisci? Non è qualcun altro che lo fa, non è uno staff dietro che ti dice cosa fare, cosa dire, capito? Quindi questa, cioè questa nostra libertà, in realtà, anche di trovarci qui a parlare di cinema come cazzo vogliamo noi, e parlarne da dentro, da noi stessi, non da dire adesso dobbiamo parlare da questo perché mi ha mandato il promo, cioè, capito? Lo Sì, questo è fai difficile perché... da spiegare, che non è che No, lo parli fai bene di una perché... roba. Certo. Lo fai e dici, insomma, io non sono andato a vedere il film di Eli Roth perché, boh, sapevo che magari non mi poteva piacere, magari è un bel slasher sicuramente, però, insomma, Ma vado tu abbastanza hai colpo visto per sicuro. caso il mio commento, hai visto qualcosa No, riguardo a no, Thanksgiving? Ok, no, perché io no, no. volevo capire se si capiva che tipo di film è, e quindi a me fa piacere anche quando uno rinuncia a vedere un film, perché grazie a me ha capito che non fa per lui. Cioè, nel senso che il mio servizio può essere quel tipo di appoggio, perché tu magari non vai sempre al cinema, ci vuoi andare per una cosa che è più nelle tue corde, o Sì, un sì, sì. tipo di cinema. Ecco, Thanksgiving, io quando sono uscito dall'anteprima stampa. E per farvi capire quanto sono onesto, il tizio che si occupava dell'anteprima chiedeva a tutti com'era, no? E mi ha detto: com'è? E io ho detto ad alta voce: un'amabile cazzata. Cioè, nel senso che, appunto, Certo. in questa definizione c'è tutto, cioè che è una cazzata di film, però che si lascia guardare perché ci sono delle cose divertenti. Però è un film su cui puoi tranquillamente vivere senza averlo visto, ecco. Sai cos'è la cosa bella? Che da questi registi tipo Rob Zombie e Eli Roth, tu capisci quanto il nostro cinema influenza loro nel loro film. E quando vedi un loro film, sai che vai a vedere un omaggio a un Sì, film sì, sì. italiano. Cioè è una Sì. cosa incredibile. E quindi magari a un certo punto, quando sei abbastanza saturo dei tuoi film, perché io voglio invitare tutti sempre a guardare anche i film più sconosciuti italiani, perché c'è sempre qualcosa di interessante lì. Anche se c'è una scena... Due, magari il film è una merda, però c'è sempre qualche idea di cinema
Sì, no, è vero. Poi questo mi fa pensare che oggi Domiziano diceva, tu però, quando parli dei film, anche i miei, quelli che mi mandate dietro video, dici sempre sia cose positive che cose negative. E questo fa capire Certo. che tipo di approccio hai. Cioè, tu non stai o facendo una marchetta oppure stai distruggendo un film perché quello ti sta sul cazzo. Cioè, non stai strumentalizzando il tuo lavoro No, per un no, no. obiettivo, no? Allo stesso modo mi è venuto in mente come quando io ho parlato di Contamination, penso di essere stato abbastanza obiettivo nel dire che è un film che sì, ha delle componenti trash molto forti, però allo stesso tempo, se hai la capacità di andare oltre, Contamination ha qualche due o tre momenti pazzeschi di fotografia eccezionali, Sì, di esatto. inquadrature bellissime, recitazione in alcuni momenti è così così, in altri è Oh. bellissima, divertentissima, e quindi è un film che vive di alti e bassi, ma che poi all'interno ha anche delle gemme, no? Per cui, come dicevi tu, se uno impara a vedere il film così, non solo da recensore, ma anche da spettatore, se li gode di più i film, perché dice: Certo. guardo sto film poliziesco, un po' trash, però c'ha degli inseguimenti della Madonna, delle sparatorie incredibili e delle idee brillanti, e si gode quella parte lì, si prende quel pezzo di cosa che Tarantino ha fatto, no? Certo, Tarantino, Eli Tarantino. Roth hanno preso. Ma perché capivano anche loro, ovviamente loro sanno molto bene che questi registi con pochi soldi riuscivano a fare delle cose incredibili, ma Sì. incredibili, perché loro con tutti i mezzi che hanno non riescono neanche a rifare e quindi devono ricopiare esattamente la scena. Perché? Perché non riescono a farla, non dico non hanno la cultura, però non hanno come si dice, il fuoco al culo, come l'avevano alcuni registi che si trovavano senza soldi e si dovevano inventare una scena. Perché, Certo. insomma, su Contamination ci sono state delle difficoltà produttive in anni differenti, me la raccontava, insomma, Cozzi. E quindi questa cosa, comunque, sai, anche Argento stesso, Argento aveva dei budget molto, molto importanti, Ma però, anche perché insomma. poi il produttore all'inizio era suo padre, che era un produttore Sì. comunque già di film importante, quindi non solo la questione del budget, ma anche delle esperienze. Cioè, Sì. avere l'esperienza. Oggi non sono riuscito a dirlo con Domiziano perché era interessante il discorso del budget nei film. Ma mettiamo che io ho 1.000 euro per fare un film, no? Che non è niente. Però un mio amico è un grandissimo direttore della fotografia. Il mio budget del film è aumentato a 60.000 euro. Cioè vuol dire che i 50.000 euro suoi non glieli devo dare perché me lo fa come favore. Quindi cioè, anche questo ha un valore economico, no? Quindi quando uno non fa un film con pochi soldi, ma ha dei bravissimi professionisti, in realtà il suo budget è più alto. Eh sì, Quindi eh sì. anche il supporto che aveva ad Argento non era solo un supporto economico, ma anche professionale, secondo me. Poi vabbè, io lo so per certo, perché come lo disse Claudio Simonetti, insomma, il padre di Argento era veramente importante nei film di Dario Argento, perché lo teneva un po' Dario Argento anche su quelle cose artistiche che magari risultavano un po' E troppo, cioè, comunque è non... eccessivo lui, è già Sì, eccessivo, per cui sì, sì. figuriamoci senza Quando è questo morto suo contenimento. padre, cioè, guarda, statisticamente tutti dicono che Opera è l'ultimo vero grande film di Dario Argento, oppure Due occhi diavolici, insomma, verso fine anni 90. Perché sua opera è morto il padre di Dario Argento, è morto una delle radici del suo cinema. E che lo bloccava per alcune cose. Poi tu vai a dire a Dario Argento mentre sta riprendendo: no, questa scena non la puoi far così perché fa cagare. Tu diglielo a Dario Argento, dici: vabbè, tu vai a casa perché io sono Dario Argento, Certo, capisci? se glielo dice a suo Il padre è pa un'altra cosa. suo padre che metteva i soldi, dice: no, col cazzo, adesso lo devi far così la scena, capito? Cioè, sembrano stronzate. Poi No, c'è è il stato. Si può dire che comunque lo ha istruito anche, no? Ci sta certo. che. Certo, poi vabbè, il discorso di sua figlia nei film, conflitto di interessi che c'è, sai, c'è una figlia che recita nel tuo film, cioè, insomma, tante cose che possono cambiare un artista. Senti, ma Non c'è sette solo... note di nero, che gadget metteresti dentro l'edizione se lo Beh, io facessi tu? Ok, ci metterei il carillon con le sette note. Già. qua dicono un mattone e una cazzuola.
Madonna, fantastici. Vabbè, sì, cioè, se, questo... se li metti, se li metterai mai, cita Chris Cronenberg nei ringraziamenti. Sì. Se no, beh, la cazzola e il mattone per me è rendere, ma io lo farei, sono sincero, perché non farlo? Sì, dipende sempre quanto riesce a farlo, che abbia buon gusto, però, no? Sì. Cioè, sì, deve sì, rimanere però... una roba. Sì, ma prova a immaginare. Pensa soltanto alla serie di reazioni a catena di Bava, storyline originalissima con un finale crudele unico. Sì. Poi la reazione a catena, ragazzi, sappiamo molto bene cosa ha influenzato, Sì, cioè, c'è di più. No, cioè venerdì 13 ci sono delle scene che sono uguali proprio, alcune proprio uccisioni in reazione a catena. Catena è poco conosciuto. Io quando dico così la gente mi dice: ma che dici? Ma noi siamo una bolla di gente che conosce l'horror. Io quando dico è poco conosciuto vuol dire fuori. Se tu dici fuori a uno che non ama l'horror venerdì 13 dice: ah sì, il film horror. Se tu gli dici reazione a catena, pensa che è sta reazione a catena, no? Quindi veramente non è conosciuto quello, non è conosciuto l'aldilà, non è tutti questi film non sono conosciuti dal mainstream, sono solo nella nostra bolla di amanti del cinema horror di quegli anni. Sì, poi vabbè, all'estero hanno un appeal diverso, cioè molti giovani li conoscono. Io ho visto gente al negozio di Profondo Rosso di Cozzi quando sono andato a trovarlo, gente giovane che... ovviamente straniera, che andava a comprarsi i film, con le cose che aveva lui in negozio, se li faceva autografare per metterseli in casa, quindi ci sono delle cose che all'estero le conoscono molto bene, ma cos'è la cosa bella che tu pensi? Cos'è che ha portato il cinema italiano e tutti questi registi a essere famosi all'estero e negli Stati Uniti? È stato internet. Sì, esploso. È questo quello che non capisco della cultura italiana. Ci abbiamo internet, non riusciamo a capirci un cazzo di cinema. Ma come cazzo si fa? Cioè, io non lo so. Abbiamo questa mania di essere sterofili con gli americani, sì. Soprattutto con gli americani, perché non è che se arriva un film norvegese il pubblico italiano si esalta, no? Deve essere USA. Cioè deve essere americano, perché ci siamo fatti scopare proprio dall'inizio alla fine da loro, quindi... Ma vogliamo sapere quali sono i film preferiti di Scorsese? Ce n'è almeno uno o due italiani, quindi sì. Ragazzi, cioè, Scorsese è un grandissimo regista, però non pensare che non abbia studiato il nostro cinema è incredibile, però il problema del nostro cinema è che a un certo punto ha avuto una rotta incredibile che non si capisce come mai. Addirittura anche forse Kurosawa anche, ma cioè i registi comunque del passato guardavano agli altri paesi sempre. Sì. Guardavano cosa facevano, cioè erano non c'è la rivalità, c'è la curiosità di dire guarda cosa, che figata ha fatto quello, si promuovevano a vicenda. Certo. Perché siamo così, però quello che vedo è che è statica la cosa, cioè anche se l'horror diventa, e qua poi viene fuori il discorso del Congiuriano, no? Che io faccio l'ironia su Congiuriani, io quello che vedo è che anche se l'horror diventa di moda, perché lo è diventato in questi anni, c'è comunque una netta separazione tra chi conosce il cinema horror bello e quelli che si mangiano sta spazzatura piatta, floscia, senza anima, senza un cazzo. Sto parlando di solo nel cinema, di Megan, della musica, certo. Cioè anche nel cibo c'è gente che mangia merda e non lo sa, capito? Aspetta. Quindi... In generale Bava che è criminalmente sconosciuto tra i giovani. Però sai, i giovani non hanno colpa se non conoscono qualcosa. Il problema è io per esempio, se penso a me da ragazzo, io ho incontrato degli adulti che mi hanno detto guarda ti regalo sto disco. È così che è nata la mia roba. Cioè ci deve essere, e lo stesso lo faccio io quando incontro... Io mi ricordo che ero in vacanza con amici... E c'era questo bambino di 12 anni così che doveva leggere per forza un libro dell'altra famiglia. Io sono andato nei miei giri per mercatini, ho visto mi sembra che fosse Frankenstein usato, l'ho preso, tirato su 2 euro,
l'ho preso e gliel'ho portato. E la mamma era contenta, ha detto: ah, grazie che gli hai preso, gli hai procurato. Perché era lì che litigava: che libro prendo, che libro prendo, che libro prendo. Ecco, cioè, il ragazzo deve avere qualcuno che gli dice: toh, deve mettergli un seme a questo. Che, e poi lui deve fare tutto il resto, però la musica, il cinema, non è che possono andare loro e dire: adesso mi appassiono e faccio. Cosa fanno? Cioè, dov'è che vanno? Come navigano? Serve che gli adulti, certo, facciano questa cosa. Noi avevamo la televisione. Sembrerà strano, ma noi avevamo... Beh, io do merito di tantissima mia formazione a Ghezzi, cioè a Fuori Orario. Certo, cioè, io se certo non fosse per Fuori Orario non avrei capito subito, o comunque non avrei capito così presto, quanto il cinema può essere una forma d'arte intellettuale, profonda, importante, utile. Io di notte andavo lì, tutto fatto, dopo le mie serate, dicevo: adesso mi guardo una follia che sì, manda sì quel matto di Ghezzi su Fuori Orario. E lì ho scoperto Tetsuo e i film di Andy Warhol, mi sono visto. Quindi io, e infatti secondo me lui lì la televisione ancora faceva, aveva un ruolo educativo importante. Faccio una provocazione, God. Se Fedez dice: dovete andare a vedere l'Aldilà, che è un film della Madonna, sai magari, quanta gente andrebbe a vederlo? Magari. E invece non lo fa, perché non sa neanche che cazzo è, capito? Perché cioè, gli influencer sono quelli che parlano di cose frivole. Si chiama influencer, ma influencer di cosa? Ma vaffanculo! Boh, del nulla, cioè, del nulla. No, veramente, di come dipingersi le unghie. No, non lo sa neanche lui. Lui non sa neanche cos'è. Lui ha una scaletta per dirle le cose. Adesso devo dire questo perché mi hanno detto di dire questo. Magari sono anche cose sue adesso. Però effettivamente, sì, cioè, non è un esperto di musica, non è un esperto di nulla, non è nulla fondamentalmente, non è un bravo rapper, non è un bravo musicista. Non è un cazzo! Ma allo stesso modo vorrei dire, adesso non volevo fare il dissing ai Ferragnez, ma facciamolo perché nel contesto... Finalmente ci siamo arrivati! No, perché io quando ho discusso con dei giovani dicendo: ma voi perché difendete i Ferragnez? Cioè, io potrò criticare questi due qua che non fanno nulla. Io gli ho detto: il mio influencer era Enrico Ghezzi. Il mio influencer era Jim Morrison. Quando mi leggevo i testi delle canzoni e ascoltavo le sue musiche, andandomene a male, facendomi domande sull'esistenza e tutto quanto. Cioè, questi erano i miei influencer, degli artisti. Io ho avuto Robert Smith che mi ha influenzato la vita anche per me. Ma i nostri influencer erano persone che sapevano, non solo che sapevano fare, vabbè, ma che hanno anche poi cambiato nei loro ambiti la musica. Ma, quindi, cioè, si sta perdendo questa cosa della qualità. Non lo so, cioè, i personaggi di cultura, come il figlio di Piero, come si chiama? Il figlio di Piero Angela, come si chiama? Alberto Angela. Personaggi di cultura diventano dei meme perché sono intelligenti e hanno cultura, ma non gliene fotte un cazzo a nessuno della storia. Capito? Sì. Cioè, gli fotte il fatto che diventi un meme, però Piero Angela dovrebbe essere lui Alberto Angela, Piero è morto. Alberto Angela dovrebbe essere un influencer di chi è appassionato di storie, eccetera. Invece no, l'influencer del nulla genera persone che non... E i genitori di questa gente, boh, non lo so cosa gli passano. Sai cos'è? Noi tu comunque, portando film come Le Cinque Giornate, sì, queste cose, in realtà sì, fai un tuo business, perché è comunque un business, però secondo me hai anche un contribuito culturalmente in piccolissima parte, chiaramente, non è che c'hai i manifesti che vedono milioni di persone, però in piccola parte contribuisci alla cultura di questo paese. Però a me basta vedere, e ne ho visti sui commenti su YouTube dello Squartolo, tanti che lo devo recuperare questo film di Fulci perché non l'ho ancora visto. E questa cosa qua a me fa venire i brividi, perché dico: finalmente, cioè, vuol dire senti che anche qualcosa di avere, cioè, di avere mosso qualcosa nel mondo, no? Cioè, sì. Ti senti che quello che hai fatto non è solo stampare, ma anche proprio smuovi le coscienze.
Ma ad esempio, Gonzo, ormai per me è diventata la prassi sapere cosa ne pensi su un film, perché mi fido ciecamente della tua opinione da esperto di cinema, ma anche da amico, ma anche da amico, perché ormai siamo abbastanza amici, e quindi cioè io ti ho detto, te lo ripeterò sempre, il film con Anthony Hopkins, che cos'era, quello sull'Alzheimer, a me è piaciuto tantissimo. Beh, sì, un film potente. No, ma su quello io sono contento dei risultati. I risultati, parlo di questo, cioè di persone che mi dicono, molti mi dicono che hai riacceso la mia voglia di vedere film, e quindi anche spostarli dalle serie TV, no? Spostarli proprio al cinema vero, e al cinema vecchio, al cinema in lingua originale, tutte queste cose qua. Ecco, quella della lingua originale, ad esempio, io devo ancora... Vedi che ti faccio il lavaggio del cervello. No, però la capisco perché cioè, il film nasce con una determinata voce. Sì, sì. Poi ti dico, ho visto anche dei bei doppiaggi. Sì. Dicevo l'altro giorno che SOS Fantasma l'ho guardato in Switch, perché mio figlio lo voleva vedere in italiano. Grandissimo film. Mi è arrivato il 4K di Play On, molto figo. E io lo amo quel film, proprio. Poi ti giuro, non riesco a non farmi venire gli occhi lucidi alla fine. Ma io sono sul Natale, sono proprio un babbo di minchia. Cioè, io amo il Natale, perché per me era un momento tristissimo da piccolo. Quindi non so perché ho questo fetish, cioè mi ricorda la povertà di quando ero piccolo, la povertà dei miei regali, la povertà del mio albero, la bruttezza di casa mia. Era brutta casa mia, era proprio una casa da poveri, quindi mi sento uno di questi personaggi qua nei film, quindi mi viene da piangere sempre, guarda, anche i film più stupidi del Natale mi commuovo. Tu hai fatto la provocazione, hai detto qual erano i tuoi film preferiti a Natale. Per me, i miei preferiti natalizi sono sempre due: i Gremlins, forza, cioè, perché per me era proprio l'anti-Natale per eccellenza. Ma infatti Gremlins, io non lo vedo come un film di Natale. No, ma è la cosa bella. È proprio Natale, esatto. Sì. E per ridere, perché a me piace sempre vederle, Frankenstein Junior non è un film horror, però è sempre un film. No, è un film horror, un horror comedy. C'è Frankenstein, ci sono tutti. Alla fine, che anche lì c'è un casino di morale in tutti e due i film. C'è un casino di messaggi contro la società, contro gli animali. C'è da dire una cosa di Frankenstein Junior, che le scenografie sono identiche ai film della Universal. Sono fatte benissimo, sembrano proprio quelle sono perfette, cioè, hanno tolto gli attori veri, hanno messo G. Wilder e ci hanno fatto il film comico. L'altro giorno ci siamo guardati, a proposito di Frankenstein, siamo guardati Frankenweenie di Tim Burton. Ah, bello, bello, sì. È un corto quello, vero? Sì, no, è un film che poi ha fatto in animazione, è anche un cortometraggio. Ma è tristissimo, mamma mia. Sì, sì, è bello, piangere, però. No? È bello. No, è bello perché dà la morale sul fatto di lasciare andare i propri animali anche in un'altra dimensione, diciamo. Quindi... Cani arrabbiati di Bava la prima volta mi aveva sconvolto. Tra l'altro c'è anche colpo di scena alla fine. Poi vabbè, Bava, ragazzi, non ci dimentichiamo che Bava riusciva a passare da Diabolic a Cani arrabbiati. Cioè, riusciva a fare due film completamente diversi, ma cioè, bellissimi. Per quanto poi era un grandissimo direttore della fotografia. Scusami, per quanto non mi sia particolarmente simpatico, sostituirei il ministro San Giuliano con Nanni Moretti, sarebbe un inizio. Ma uomini, comunque Nanni Moretti è un uomo di cultura, cioè gli uomini di cultura sì, ci sì, vogliono. Ma che due palle. Questo... Sì, no, però ecco, piuttosto che i soliti politicanti, avere più uomini di cultura che poi abbiano le loro idee, siano vecchi e tutto... Manca troppo la cultura in questo paese ormai. No, l'uomo di cultura adesso dà fastidio. Adesso io non voglio ritornare a facciamo l'esempio di X Factor. Va bene che c'è Morgan, però Morgan è uno che di cultura Morgan ne sa, e l'hanno mandato via. Sì, sì. L'hanno mandato via e non si capisce, e non ti dicono perché l'hanno mandato via. Perché ha pestato i piedi alla cricca. Esatto, ha pestato i piedi ai pseudo
perché Morgan aveva lanciato una provocazione, ha detto: oh, voi tre che siete i giudici, venite sul palco a suonare con me, vediamo se riuscite a suonare uno strumento. Non doveva dirglielo, perché li ha messi a nudo, il re nudo. Certo, però il miglior così... film di Natale, mi dicono Die Hard di... che in effetti si svolge la notte di Natale, no? Sì. Fantastico, un altro film natalizio top, sì. Poi c'è Babbo Bastardo, quello Babbo Bastardo non lo puoi non usare, certo. Babbo Bastardo lo guardavo. No, ti dico i miei, visto che siamo in modalità. Vai. Io amo tantissimo La vita è meravigliosa. Ah, ok. Che è proprio un film di Natale, con addirittura c'è un angelo che arriva e lo salva, e no vabbè, poi io piango come... cioè piango tantissimo proprio alla fine questi film. Poi vabbè, sì, SOS Fantasma tutta la vita. SOS Fantasma mi piaceva anche molto, me lo ricordo, che c'è Bill Murray, vabbè, ma fa troppo piangere, perché poi lui ha una vita brutta all'inizio. Il padre, che quando lui è piccolo, che ha tipo 8 anni, torna da casa la notte di Natale, gli regala una busta con dentro della carne cruda come regalo di Natale, perché non gli ha fatto nessun regalo, è solo passato a prendere della carne in macelleria, quindi è veramente una roba tristissima. Invece quello che non riesco a trovare che funzioni bene sono i film horror di Natale, soprattutto quelli recenti. È vero, non è... Beh, Krampus, Krampus era bello, l'avevo considerato anche prima, sì, no? In effetti sì. Vedi Gonza, abbiamo gli stessi gusti, c'è poco a fare, parla di cinema. Ma no, dai, qualcosa ci sarà che non... No, sicuramente. Ad esempio Talk to Me a me è piaciuto fino a un certo punto, io non ho trovato questa genialità in Talk to Me. Ma la genialità secondo me sta nel fatto che io mi aspettavo un bel film... però a me non ha colpito così tanto. Sì, secondo me la genialità sta nel fatto che è un film veramente per giovani, con un linguaggio giovanissimo, fa parte di una categoria di film mainstream, e nonostante sia mainstream riesce a essere molto serio e fatto molto bene, quindi in quel contesto lì l'ho trovato il miglior film in assoluto di teen horror per il grande pubblico, per i nuovi teenager, ho capito. Cioè dopo Scream trovavi un film che sia, cioè Scream vabbè, cioè scuola di cinema, però ecco, sì. non ho più visto niente di a quel livello, ecco, forse It Follow, sì, però It Follow non è un film mainstream, è un film molto di una categoria inferiore, capito? Non è manco adatto al cinema. Ali Aster forse secondo me è un mainstream, però è cinema d'autore, non è più il teen horror, capito? Non è il film per ragazzi. È vero, hai ragione. Quel tipo di cinema, alla Nightmare. Così. Nightmare è un film, è un teen horror Nightmare, anche se la gente si riempie la bocca e dice teen horror sono film del cazzo, ma Nightmare è un teen horror. No, cioè, è un filmone Nightmare. Ha come protagonisti dei teenager che vengono fatti fuori, come nella più classica tradizione dello slasher 1-1, fino all'ultima Scream Queen che rimane. Però ecco, ho capito cosa intendi. Sì, ho capito che... no, ovviamente io la guardo con ottica, ecco. Certo, io la guardo con ottica di un 46enne che ha visto tutti gli horror di questo mondo, certo. E quindi ovviamente lo giudica in maniera magari non troppo lucida. A me è piaciuto anche molto come hanno gestito la questione della mano, cioè veramente molto cupa la parte. Funziona quando prendono la mano, entrano in questo mondo, un mondo un po' alla Clive Barker, no? Sì. L'inferno alla Clive Barker. Sì, l'unica cosa è che non l'ho trovato interessante, che loro sembravano veramente dei ragazzini di adesso che facevano gli esperimenti su una cosa esoterica degli anni 70, cioè, capito? Quindi questo approccio mi ha fatto sorridere, però effettivamente è così che andrebbe la serata. Sì, ho capito. Ho capito cosa intendi, però ecco, io non lo ritengo un capolavoro, lo ritengo però un gran bel film secondo me, nella sua categoria.
Chiaramente non lo paragonerei ai film di Ari Aster mai, cioè per me è un'altra categoria, perché Ari Aster è un cinema molto più sofisticato, è un film d'autore, però ecco, nel suo genere horror, proprio per il mainstream, è veramente uno dei film più belli che ho visto, secondo me. Beh, Sì, anche è recita, vero. ecco, attenzione, e lì ti voglio pungolare un attimo. Tu l'hai visto in italiano? Sì. Guardatelo in inglese, perché in inglese, in lingua originale, la differenza sta nel fatto che il doppiatore rende macchiettistico tutto quanto. Cioè, ogni personaggio diventa una caricatura. Cioè, qualcuno che parla in modo plastico, come in uno spot, come in una. Invece nel cinema, in lingua originale, nella presa diretta, c'è di tutto e di più. C'è una gamma di colori che non c'è nel doppiaggio. Nel doppiaggio tu risenti le voci del film precedente. Tu sei andato a vedere Ferrari, senti gli stessi doppiatori di Toltoumi. Sì, ho capito. Quindi non c'è accento, non c'è tensione, non c'è il fiato. Non c'è il fiato. Se uno ha fatto una scena correndo, l'ha fatta veramente correndo e poi recita e sta recitando, invece il doppiatore deve far finta di avere il fiatone. Capito? È tutto finto, è tutto appiattito. Quindi io penso che i film horror, soprattutto drammatici, e vai che è arrivato l'aperitivo. Ma va, camoia, cos'è? Ehi, cos'è? Prosecco? Patatine e vino bianco. No, no, Prosecco non lo posso bere che mi Adesso anche viene. noi No, ma iniziamo la chiudo nostra il serata. discorso, poi ti saluto che metto un Ok. po' di musica. L'aspetto proprio dell'atmosfera serio dell'horror si perde con questo doppiaggio che rende Sì. Mi tutto devo abituare, plasticoso. Gonza, è anche difficile trovare dei cinema con io No, sto a no, Legnano. chiaro, però con l'edizione io ti consiglio di fare una prova perché poi fai anche il confronto e dici, ma no, dai, non può essere doppiato, cioè inizi veramente ad avere una repulsione e scopri tantissime cose bellissime della lingua originale. Poi ti dico, mi è capitato, ma rarissimamente, di trovare dei doppiaggi fatti bene. Io li controllo E sempre. Tipo non ti è mai SOS capitato di trovare? Fantasma, che però è vecchio. Quindi la famosa stronzata in Italia abbiamo i migliori doppiatori del mondo. No, fermi. In Italia una volta si facevano le cose fatte bene al doppiaggio, c'erano i giusti tempi, il giusto prezzo, c'era della serietà nel doppiare i film. Tu guardi SS Fantasma, è bellissimo il doppiaggio, cioè è proprio pensato bene. Addirittura quasi, non dico meglio, però è veramente a livello della recitazione originale. Mi è capitato di vedere dei film della Troma talmente brutti perché erano fatti coi cugini del fratello del cugino che il doppiaggio migliorava la recitazione perché il doppiatore sapeva recitare molto meglio del cugino del regista. Però capisci, qua siamo a livello, va bene, cioè ti guardi un film della Troma doppiato è più bello. Perché sembra un attimo. Sai da dove dovrei iniziare, Gonza? Dai miei miti, quindi da Dario Argento, perché i film di Dario Argento nascono Sono in lingua originale. recitati. Sì, sono Scusa, recitati. nascono in Infatti, io non amo inglese. molto i doppiaggi dei film di Dario Argento. E so che perdono molto, e quindi vorrei iniziare da quelli, cioè vorrei iniziare da qualcosa di che mi Io l'ho catalizzasse vissuta così, la voglia. siccome ho l'opportunità di rivedere molte cose grazie al fatto che le devo recensire, allora dico, beh, è l'occasione per vederlo in lingua originale, quindi la cosa l'ho visto per la prima volta in 4K in lingua originale. Ma è una roba Fantastico. pazzesca, cioè, sentire la voce Pensa, di posso Kurt dirti. Russell. Posso dirti la mia esperienza della cosa? Io Ciao, Frau. Ciao, Panzerxer. andai a Los Bentornato. Angeles in vacanza, non in tour, ho fatto anche un tour negli Stati Uniti con la mia band, e andai a Los Angeles e un mio amico di Los Angeles mi portò al cimitero a Los Angeles, non dentro, fuori dalle mura del cimitero hanno proiettato la cosa di John Carpenter. Cioè, eravamo Bellissimo. tutti stesi lì con questo mega schermo e l'ho visto in lingua originale ed effettivamente mi ha creato un'ansia, perché tu quando senti parlare ovviamente
l'attore che non è doppiato, quindi cioè, È più lo cupa la senti. cosa, cioè Certo. senti proprio, è più seria la recitazione, cioè non è una recitazione un po' più forzata a teatrale, no? È proprio una Certo. recitazione più calma e quindi è più realistica anche, come se noi parlassimo, ci trovassimo noi effettivamente in una situazione del genere, non è che faremmo, non lo so, anche l'addizione a volte è un'esagerazione in certi doppiaggi l'addizione sembra veramente sentire lo spot del prodotto farmaceutico. Buono. Ciao Dani, benvenuto Dani Iron Fist. Allora io, Gonzo, ti devo lasciare infatti, perché devo andare. ti ringrazio tantissimo di essere venuto qua. Mi raccomando, andate a seguire Rustblade su Twitch, se possiamo fargli un altro shout out, su Instagram e sul sito, trovate i suoi Sul sito. prodotti. Spero di fare delle altre cose con te, Stefano, lo sai. Lo Grazie di sappiamo, essere dobbiamo venuto. trovarci. Dobbiamo trovarci o parlare una video chat nostra. Fantastico. Ok. Un saluto a Matilde, un abbraccio, buone feste e grazie di tutto. Ciao. Ciao, ciao, ciao.